Allora ragazzi, ripartiamo dal magazzino dove ci eravamo lasciati la settimana scorsa e che probabilmente a breve saremo attaccati da triliardi di vampiri o quello che è. Via. Aiuta Lakshmi a distruggere le casse. Come le... Diamo fuoco a tutto? Dobbiamo distruggere il carico. Di Esatto. qua, ho trovato del carburante. Comunque gli schizzi nei giochi di liquidi sono sempre la parte più difficile. C'è altro carburante qua, gioia. Ah, una così per volta. Ah, ma... Le darò fuoco. Preparane un'altra. Però il fuoco è figo. Molto bello. Sì, ragazzi, no. Questa è pronta. Vabbè. Giù. Aiutami a salire lassù. D'accordo. Cerco qualcosa per aiutarti. C'è una scala qui. Classico intramontabile dai tempi di The Last of Us e anche prima probabilmente. Vai. Un'altra tanica di carburante! Granate. Vai, sì, ho fatto. Dai, su. Bene, questa è pronta per essere accesa! Ora possiamo andare avanti. Molto bene. Stanno bruciando lì. Vai, magazzino. Pensa al resto del carico. Io a questo lotto. Dai. Granate accanto all'incendio, in effetti. Ti copro io. Lancio la granata. Piano. Dannazione. Altre casse sono sotto. Vai. Dobbiamo scendere. Non farli avvicinare mentre do fuoco alle casse.
abbiamo più molto tempo. Sto facendo prima possibile. Tiri sulla testa, prima. Guardi a terra. Pensavo fosse male. Due ore. Specialista fuciliere a terra. Andatela giù e fermate. Ma se loro scendono solo da quella parte provo a sciarla. Basta ammazzarli uno per volta. Bersaglio eliminato. Diavolo. Non ho capito se il detonatore ci ha esplosi o se era finita la sessione. No, ok. Non farli avvicinare mentre do fuoco alle casse. Non abbiamo più molto tempo. Sto facendo prima. Ok, quindi la granata la teniamo per Mister Detonatore. Dai, yeah. Altro che incendio di Londra. Questa è l'ultima. Ecco che sta per succedere qualcosa. Come è chiuso? Wow, Lycan. Lycan! Ah, è Lycan, mi ricordavo bene. Cosa? Oh, ma noi due l'abbiamo tirata giù e mi vuoi dire che Lycan non ce la cava? Non ha molto senso. Ah, ecco.
E dai. Meno uno. Tanti. Ok, hai usato il plurale, ci sarà un motivo. Andiamo a metterci nell'angoletto. E sono due. E ne altri? Rani, sei lì dentro! Devi! Che bello sentire la tua voce! Rani, sei ferita! No, no. No, non ancora, ma presto! Sfonda la porta! Subito, Rani! Tanto un vampiro ci toccherà. Sei male. Dai, eh. Non pensavo che t'avrei rivista. Come ci hai trovato? Non c'è tempo. Le forze della compagnia vanno al cantiere navale. Dobbiamo fuggire. Cavaliere, non sfidare il destino. Il nostro compito è concluso. Minchia. Un inizio di puntata intenso, che dite, ragazzi? Il consiglio deve sapere di questo orrore. Sii prudente, cavaliere. La compagnia non avrebbe prosperato senza amicizie nel governo. L'hai visto anche tu, al molo, ci sono infiltrati anche fra i tuoi. Se fosse come dici, l'avrei sospettato. I venti di guerra ora sono contro i Mezzosangue. Stanno usando la compagnia delle Indie Unite per seminare il terrore in tutto il mondo. Devi aiutarci. Sono un cavaliere. Io proteggo il mio regno, non lo porto alla rovina. Allora non ti fidare. La sorte ti arrida, cavaliere. Avrei voluto incontrarti in circostanze diverse. Dove ti troverò? Non mi troverai. Sussurra il mio nome a Whitechapel e arriverò. Addirittura. E fu così che finimmo in carcere. Capitolo 10. Decimo, il confronto. Gray! Che diamine sta succedendo? Non ora, Izzy! Non voltarmi le spalle, ti ho visto a Whitechapel! Cosa? Mi hai seguito? Ero preoccupata per te. Sei fuggito come un folle dopo la battaglia sul ponte. Tu non sai nulla, meno di nulla. Si tratta di un'infiltrazione sotto copertura. E questa è la tua missione. Non è il momento giusto. Che ti è successo, Gray? No. Da quando Mallory è stato ucciso, ti guardo e... No. Cosa? Che cosa vedi? Non lo so... Un estraneo. Addirittura. Qualcuno di cui non credo più di fidarmi. Addirittura. Qualunque cosa sia. Maledizione, parlamene. Non questa volta, Izzy. Ti conviene starvi alla larga. Per il tuo bene. Non voleva essere una minaccia, però sembrava una minaccia, te ne rendi conto? Tu! Trova il generale Lafayette e convocalo in biblioteca. Mannaggia. Fimor gabbia per colpa. La cospirazione si spinge fin nel cuore del consiglio. Questa è un'accusa assai spregevole. Mi rifiuto di crederci. Se posso permettermi, Lord Cancelliere, no, avrei... non puoi permetterti. E da quella bocca non proferirai altre ridicole insinuazioni. Conosco tuo padre da anni e non l'ho mai visto così ostinato. Le tue accuse minano le fondamenta dell'impero. Non credo che possa sopportare un altro colpo come la perdita di Mallory. Deve soltanto raggiungere Blackwall Yard. Per quali prove?
È andato tutto distrutto. Un chiaro incendio doloso, secondo il commissario Doyle. Sembra che al molo abbiano visto un gruppetto di ribelli. Un caso alquanto... Qual è la parola che il commissario usa sempre? Ah sì, elementare. E tu che ne pensi? Io non ho alcuna opinione. Se lo desideri, posso provare a convincere il Lord Cancelliere a sottoporre la questione al Consiglio. Se è vero che tra noi si nasconde un traditore, la notizia giungerà ai cospiratori. Cosa proponi? Propongo di entrare nella sede delle Indie Unite con il favore della notte. Le informazioni che servono per chiarire gli eventi degli ultimi giorni non possono che trovarsi lì. Violare il quartier generale della compagnia. Ragioni esattamente come Mallory. Circostanze drammatiche impongono azioni risolutive. C'ha ragione, eh. Posso contare su di te, Alastair? Sarebbe spiacevole per un comandante dei cavalieri essere visto. Tu conosci bene quel luogo. Mi servirà il tuo aiuto per orientarmi all'interno della sede delle Indie Unite. E se dovremo denunciare una cospirazione, la tua parola avrà un influsso su tuo padre. Vero. Te tocca. D'accordo. Ma da soli non saremo in grado di penetrare nella struttura. E se ciò che dici è vero, restano poche persone di cui fidarsi. Mia sorella, Lafayette. Non posso coinvolgerli senza avere altre prove. Chi allora? Forse conosco una persona che può aiutarci. Grazie, fratello. Attenzione, a meno che non faccia il doppio gioco, ma speriamo di no. Siamo quasi alla sede delle Indie Unite. Immagino non entreremo dall'ingresso principale. Non temere, ho organizzato nel dettaglio l'incursione. Anche se avere l'accesso alla struttura è stato più complicato del previsto. Titolo 11, i fratelli dati. Ci siamo. 18 ottobre 1886, Duke Street, Mayfair. L'accesso di servizio? In un certo senso. Dai, che ci bagniamo tutti. Buonasera, Sir Francis. Salve, buon uomo. Ma è tutto pronto. Presto la verità verrà a galla. Sebastian, le armi sono sul tavolo. L'accesso al tetto è dalla camera. Ottimo lavoro, Francis. Al vostro servizio, sir. Ma è pure la mappa ci abbiamo. Ma che bella cartina. Che aspettiamo? Su. Su. Devo andare prima io. Vabbè, io vado, eh. Niente, devo star là. Francis ha servito nelle forze del Commonwealth. Lance Sergeant. Dodicesimo reggimento. Attenzione, le armi, una balestra. Wow. Sembra gustosa quest'arma. Una balestra. Quanti ricordi. È passato del tempo. Questa missione richiede discrezione. Su, andiamo. Ah.
struttura è pattugliata tutta notte con sentinelle a ogni accesso. Qual è il punto d'ingresso? Il giardino. Ci sono angoli ciechi, ci muoveremo non visti. Seguimi, dobbiamo andare sul tetto. Grande, comunque io spero che lui non ci tradisca perché mi sta un sacco simpatico. Vieni, fratello, di qua. Spero che non crepi nemmeno perché sarebbe un po' spiacevole. Dai. Ragazzi. Meglio di Assassin's Creed, sono sti tizi. Degli assassini di Assassin's Creed si intendeva. Proseguiamo, d'accordo? Sì, tutto bene. Sto bene. Sei un attimo rotta nella cosa, ma nulla di che, le grondaie, si sa, non sono mai affidabili. Mi sono sempre chiesto nei film, anche quando si arrampicano su queste grondaie, come cavolo fa una grondaia a reggere un cristiano appeso. Poi, insomma, cristiani che non sembrano propriamente leggeri, ecco. Di Francis sono state utili. Sembra un uomo di cui potersi fidare. Non proprio. Ha un debito da saldare. Se non tenesse fede alla sua parola, pagherebbe le conseguenze. Serve trovare un punto d'aggancio per la fune nel giardino. Un ingresso in scena di grande effetto. Il gazebo sembra fare al caso nostro. Bene, lancia la fune. Fatto. Che figata. Alastair, resta qui e non perdermi di vista. Una volta finito, ti darò il via libera per entrare. D'accordo. Ma sta attento. Se tornassi senza di te, mia sorella mi ucciderebbe. Quel che non sanno la fa soffrire. Se lo dici tu, a me pare che gli fa rode un po'. Cos'è? Chissà che cos'è. Si vede il calcio dell'arma, però vabbè. Ma invece di ammazzare la gente, ma stordirla, no? Non è saggio eliminare le guardie della compagnia finché non abbiamo prove. Non c'è tempo, Alastair. Devi fidarti di me. È l'unico modo. Accidenti. Scendi ai giardini inferiori. Il cancello è chiuso. Dovrai trovare la chiave. Ma le balestre. Oh. Anche la fase stealth non è la prima volta in realtà che ce n'è. Niente chiave. Cerca ancora. Vai, l'altro stava qua. Qua, di là, sì, lì c'è una luce che viene. Certo c'hanno una visibilità sti tizi, è ridicola. Va bene.
Mi sono fatto prendere dall'ansia di premere. Questa in realtà si fa molto più facile con la balestra, però. Vuoi mettere? Via. Niente chiave. Cerca ancora. E due. Questo prima non ce l'aveva, poi chissà. Niente chiave, scommetto, eh. Hai trovato la chiave. Certo, potevano farlo in qualche animazione diversa, no? Oh, ce l'abbiamo finalmente fatta. Sta sessione è stata abbastanza triste. Che chiave figa. Lucan, sono oltre il cancello. Controlla che l'aria è sicura. Io sto arrivando. Intanto, oh. Intanto il computer comincia a dare qualche le solite bizze, insomma, che al massimo faranno rallentare un po' il mio video, come è capitato già in altri. Ma sti cavoli, ecco. Ah, di qua non si può entrare, devo sparecchiare altri, sì, le altre guardie. Adesso, libera l'ala ovest. Io procedo a est. Da ora è meglio non usare il comunicatore. Giusto. Forza. Dai. Ci vediamo dentro. Che figata, sto Roberto mi piace una cifra. Ma allora era vicino. Ah, eccolo. Oh. Scusate, c'è voluto un po' stavolta.
Figata l'ambientazione. Sebastiano, pensa a te che hai detto che non ti piacciono tanto i giochi in costante di notte, sempre bui. E devo dire che questo è decisamente buio. O quantomeno decisamente ambientato di notte. Davvero ragazzi, tre animazioni in più le potevate fare per questa sequenza. Di qua niente, di là niente. Porta chiusa. Visto una luce, esatto. Vieni, vieni. È stato. Ma si avvicina o resta fermo? C'è qualcuno là? No. Appunto, si disinteressa semplicemente. Stupido, dovevo sparare un secondo prima. Comunque sta parte non mi soddisfa proprio come è realizzata. Delle sequenze stealth me le devi fare realizzate bene, se no non c'ha poco senso che me ne fai. Per quanto mi riguarda almeno. Tra l'altro ditemi la vostra, ma penso che qui sia quasi un discorso oggettivo, cioè stiamo parlando di un gameplay che poteva essere fatto meglio. Posso ricaricare. Ora lì c'è un altro. Qui non ce ne stanno. E lì c'è quello. Ok. Dovresti girare a una certa, esatto, e morire di conseguenza. Tra l'altro tutti uguali a livello di modelli poligonali e tutti che muoiono nello stesso identico modo. Ah, ma potevo semplicemente andarmene? Ma quello aveva detto libera l'aria, a saperlo. Vabbè, abbiamo fatto una strage, senza alcun motivo. Nelle fogne. Per meglio dire nei passaggi idrici. Che dico? Mio nobile cavaliere. Sono arrivato giusto in tempo. Così parrebbe. Per quanto non sia nella mia natura. Sede delle Indie Unite. Sopraffare da una guardia. Sei qui da sola? Ci sono anche Devi e figli. Si occupano delle altre guardie, tu? Non potevo rischiare la squadra, ma ho un compagno con me. E ti fidi di questa persona? Sì. Sì. Ovviamente. Molto bene. E adesso? Entriamo da lui e andiamo alla sala degli archivi.
Ah, ma pensavo fosse lei. Niente, sta sessione continua. Andiamo. No, ok. Dai, su, girati, vai in una direzione qualunque, che qui, come l'animazione cambia, mi interrompe la possibilità di stealtarti. Resti fermo? Resti fermo, ok. Quindi se resti fermo, che senso c'ha metterti qui? Fare finta. Bah. Come puoi vedere, abbiamo incontrato resistenza. Si dice abbiamo ammazzato tutte le guardie del posto. Sono da questa parte. Rani, abbiamo un accesso. Una volta pronti useremo la carrozza per salire sul balcone. Cavaliere, aiutaci a sistemarla. Bene, andiamo. Quassù. Devi, no. Voglio che resti qui. Ma è sua figlia, secondo me. Rani, il mio posto è accanto a te. Sei la solita bambina. Meglio lui è il suo complice. Ascoltami. Ti rendi conto di quanto tu sia importante per me? E allora perché mi stai cacciando? Ho bisogno che tu porti avanti la causa se dovesse accadermi qualcosa. Non dirlo mai più. Devi. Anche se non ti fidi di me, sappi che proteggerò la regina al posto tuo. Lo devo a entrambe. E allora pensaci tu. Ma se non si fida di te, questo discorso non ha senso. Non ti conviene far innervosire quella peste. O comunque per lei è come una figlia, insomma. Dai, su. Riparo! Guardie in arrivo dai cancelli principali! Signor Sigma! Altre guardie! Mi sto avvicinando! Diavolo! Cosa che quando sta sotto il fumo sbaglia più facilmente la mira. Ma dove sta? Oh, che bello, c'è il riflesso nel vetro. Beh, siamo in un posto in cui non c'è. Billy! Granata! Perché loro stanno continuando ad andare avanti? Entriamo prima che arrivino altre guardie.
Attenzione, fucilieri! Non ce l'avevo in faccia. Scusate. Ce la posso pure fare a salvarmi addirittura. La prossima volta tieni giù la testa. Mi servono altre munizioni. Non fateli muovere, vado avanti. Devo cambiare arma prima di entrare, probabilmente. Quello non dovrebbe colpirmi perché è un modello poligonale, mi salva, e perché lui è stupido. No, mi sono alzato. Oh, dai un po'. Guarda con fucile a terra. Mi arrivano altri da dietro. Sì, signore. Anche dal piano di sotto. Merda. Ricarico. Ti capro io. Diavolo. Dannazione. Ah, regà, io però dovevo cambiare arma prima. Questa cosa... Nemico sulla mia posizione. Questa cosa... Tieni gli occhi aperti. Scomoda. Non si chiede, no, ricarico! Vi rendete conto che me lo sono tirato addosso? Merda! Ce n'è uno qui! Niente, vabbè. Ricominciamo questa sessione, speriamo da fuori, così magari cambio arma, se no vabbè. Potrei anche corrergli in faccia. Attenzione, fucilieri! Lancio un fumo. Capo, mi arrivano altri da dietro. Fammi cambiare l'arma, per favore. Mi sono tirato dove... Tirare un fumogeno per poi usarlo su di me. Intanto il pensiero va alle vetrine che si rompono. Speravo di fare un headshot, ma vabbè, anche così. Guardi a terra! Vorrei cambiare arma, ma qui. Uomo a terra! Niente, solo pistole. Va bene così. Cioè, il fucile. Eccolo, ma va a farmi 13. Sono di sopra, prendeteli! Guardi a terra! Ricarico! Non deve essere piaciuto. Questo era l'ultimo! Potrebbero arrivarne altri in ogni momento, non fermiamoci! Giusto. Andiamo! Dai, Empano.
Bravo. Andiamo al buio, va. O forse per aprire la porta. Ora mi devo... Ah, ok, le tre. Era per aprire la porta. Wow. Il mio buon vecchio fucile. Cose. My dear Jacob, I thought you would appraise the news. Che news, non lo saprò mai. No, aspetta. Cavaliere. Aspetta, aspetta. Che stai aspettando? Io la granata, ecco che sto aspettando. Quindi, fumogeni su, granate giù. Ora è tutto più chiaro. C'è un grammo coso. Forse l'ultimo, tra l'altro. Ah no, si può scendere, quindi. Va bene. Notizie dalle Indie Orientali. Mio caro Jacob. Oh, lo stesso di prima. Il nostro amico comune ha ritenuto opportuno contattarti prima del mio arrivo in Inghilterra. Sebbene la nostra avventura sia iniziata tra innumerevoli difficoltà, sono lieta di annunciarti che le operazioni proseguono secondo i piani. Convincere il governo locale si è rivelato piuttosto semplice e le autorità sono state lautamente ricompensate. Pertanto non dovrebbero creare ulteriori problemi. Tuttavia, alcune comunità del territorio indiano continuano a combattere il nostro personale. Generalmente senza alcun successo, ma in taluni casi le perdite materiali causate alle proprietà della compagnia saranno difficilmente rimpiazzabili. Oh. Crediamo sinceramente che la situazione tornerà sotto controllo. Spero che anche il tuo problema indiano sia prontamente risolto. Attendo con ansia il tuo arrivo. Forse state sentendo un cane che abbaia intanto costantemente, non è nel gioco, è nella vita vera. Sappiatelo. Ancora qualche minuto di video. Lucan, non sparare! Ribelli. Questa è Lakshmi Bai, è il capo della ribellione. È una tua alleata. Non sarai uscito di senno per caso. Potrei porti la stessa domanda. Se non ti conoscessi, penserei che questa sia un'imboscata dei ribelli. Come se la prigione potesse spaventare. Ora non c'è tempo per questo. Ci serviva aiuto, era l'unica a cui potessi rivolgermi. Questa è una follia. Stai mettendo a rischio le fondamenta dell'ordine. Alastair, devi fidarti di me. Ci hai chiesto di trovare una prova. Lei era con me a Blackwall. Ha visto tutto con i suoi occhi. Vuoi dirmi che ti ha aiutato a distruggere i moli della Compagnia delle Indie Unite? Mio padre aveva ragione, è un atto di terrorismo. Ti ha usato! È stata lei a mettermi al corrente della cospirazione. E se vogliamo capire, il suo aiuto è fondamentale. E se ti sbagliassi? Allora mi arresterai. Allora risponderemo delle nostre azioni. È così che è finita. E ne subiremo le conseguenze. Come ha fatto Mallory? Prega di avere ragione. Non vorrei vederti sul lato sbagliato di questo conflitto. Neanch'io, fratello. Che era un rumore. Eccoli, dall'altro lato della sala. Sono bloccato dal fuoco nemico. Giudiamo. Dal lato opposto. Tre canne. Specialista. Fuciliere a terra. Guardia a terra. Via libera. È fighissimo come loro si informano di chi tirano giù, in modo, insomma, ti dà l'idea proprio che stiano comunicando per controllare il campo. Questa cosa è molto molto carina. Mm.
Scusate, volevo andare in giro saltellando qua e là. Si sale di qua, oltre la balconata del cortile. Comunque questa cosa che doveva essere stealth è andata tutta a puttane. Allora ragazzi, a breve dobbiamo finire la puntata, speriamo che ci sia una rivelazione, insomma qualcosa di utile. Per chiudere in bellezza, intendo. Gli archivi sono più avanti. Buono. Arriva la conclusione che volevamo. Intanto un giornale, ribelli, spirit, vabbè, spargono terrore su Westminster Bridge. Vai. Guardate negli archivi, cercate i manifesti, polizze di carico, ordini di qualunque cosa. Dai. Ciò che unisce la compagnia alle spedizioni del mezzo sangue. Come possiamo controllare tutti questi documenti? Fai piano, figli. E controlla che non arrivi nessuno. Smuove i libri, li fa cascare. Dai, vai, con l'unica animazione che avete fatto per questa cosa. Ah no. Attenzione. Chopin, preludio. Ma che stai dicendo? È davvero la musica? Non c'è credo. Sì. Preludio mi minore smorzando. Va bene, non abbiamo tempo da perdere. Speriamo che non ci siano messaggi segreti. Qui non c'è niente. Tempo al tempo, fratello, tempo al tempo.
Niente. Niente, dai. Niente qui. Tanto sarà da a fine stanza. Chiaramente, però. Sentite il crescendo della musica intanto. Niente. Vai, su, su, su. Deve esserci qualcosa. Sì, deve esserci. Stiamo perdendo tempo. Un altro audio coso. Un'altra canzone? Testamento del capitano. Attenzione, questo sembra interessante. Vai. Questo è il testamento del capitano Emerick Duncan Douglas, ufficiale in congedo della Guardia Reale del Drago, in data 27 luglio 1886. Giuro di essere sano di mente e di dichiarare quanto segue libero da coercizioni. Mia adorata Emma, spero che nel profondo del cuore tu possa trovare la forza di perdonarmi. Non posso più essere il marito che meriti. Vorrei fosse possibile venir meno al mio impegno presso le forze delle Indie Unite, perché ho fatto e visto cose che mi tormenteranno in eterno. Ciò in cui tu credi mi avrebbe condannato all'inferno, ma ora so che un simile luogo non esiste. Così come il paradiso. Dio, ammesso che sia mai esistito, ci ha abbandonati da tempo. A te, moglie mia, cedo la mia dimora nel Surrey e tutti i relativi possedimenti. Al mio unico e vero amico Sebastian lascio il contenuto del mio forziere. Sappia che aveva ragione su tutto. Al suo interno troverà ciò che sta cercando. Ehi, che ci fai qui? Aspetta! No! Emma! Emma! Oh mio Dio! Figata questo, con questa conclusione inaspettata. Tanto qui non ci sarà nulla di utile, quindi, però magari c'è un'altra cosa collezionabile, qualcosa. No, niente, fa solo cadere libri, fa solo cadere libri. Questa era l'animazione che stavamo cercando prima. Ah, finito di vedere tutto, le trova quello che dovevamo cercare. Cavaliere, di qua. Questo ti interesserà. Queste spedizioni erano dirette al mio paese. Stando a quel che dice il registro, la compagnia ha un punto d'appoggio in ogni stato indiano. Eccolo, il carico dell'Agamennone, destinato alle coste orientali delle Americhe. E tre spedizioni previste sulla stessa rotta. Beh, vogliono conquistare il pianeta. E partirà tra 6 settimane. C'è qualcosa che non va, ovviamente. Dov'è Finley? No, non mi dire che mi fate tradire dal mio amico. È come un fratello per me. Vampiro. Sì. Il nostro primo vampiro, ragazzi. È lui.
Mi credi adesso? È lui l'uomo dietro tutto questo. Gli omicidi di Whitechapel. La piaga dei mezzo sangue. Sì, ma l'amico nostro dov'è? Le Indie Unite. Sempre voi. Jacob Van Neck. Oh, come i libellisti di strada mi hanno affettuosamente rinominato. Jack, lo squartatore. Al vostro servizio. Ti ringrazio, Sir Lucan, per avermi consegnato questi ficcanasi. No. Occupati di loro. E non deluderci. Cazzo, tu... pure lui. Un bel colpo di fortuna, vero, Sir Galahad? Il capo dei ribelli catturato. E un traditore smascherato? Tutto in un sol colpo. Che pezzo. E il traditore sei tu, purtroppo. Alastair, come hai potuto? Perdonami, fratello. La mia stirpe viene prima di tutto. La tua stirpe? Anche lui. Corri! Ragazzi, conclusione di puntata interessante, no? La concludiamo solo dopo questo scontro, ovviamente. Anche a costo di fare una puntata più lunga. È dietro di me. Diavolo. Così mi sono anche evitato. Mannaggia a me, guardate. La polizia cittadina ha... Pensavo fosse una sequenza. No, e allora sembra che il gioco vada alla lunga ancora per un po'. Quindi qui si stoppa. E che dire, il tradimento forse lo si poteva intuire. Io in realtà ho sperato così non fosse fino alla fine, ma alla fine così è stato. E come era facilmente forse sospettabile, c'è tutta la questione dei vampiri che stanno dietro. Bella la... due cose mi piacciono molto. Che una mi era venuta in mente prima, era riguardo agli audio messaggi, che di solito nei giochi spesso troviamo le lettere e molto spesso c'è la voce narrante che li legge, che magari era la voce del personaggio, però è totalmente decontestualizzata, ovviamente, perché magari non sappiamo neanche che voce abbia quella persona. Qui con questi audio messaggi, questo piccolo escamotage è evitato ed è carino. Oltre questo, vabbè, poi le annotazioni sulla storia sono... E la cosa che mi piace è che abbiano unito licantropi e vampiri come entità non contrapposte per una volta, ma invece che si aiutano. Anzi, sembra che i licantropi forse siano una sorta di derivato. Chissà. E niente, detto questo, ci si saluta e ci si vede la prossima volta. Ciao ragazzi. Ah, mi raccomando, like, commenti,
e qualunque cosa, condivisioni, qualora vi vada, insomma. Ciao ciao!